Ora abbiamo una piccola inversione di programma. La prossima presentazione, come potete vedere dalle due relatrici, ci porta direttamente nel mondo della musica. E infatti Michela Grossi del Conservatorio D'Annunzio di Pescara e Roberta Schiavone del Conservatorio Tornarini di Udine ci parleranno appunto del Beyond the Score Index in Notated Music for Performance. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Michela Grossi e sono docente bibliotecario presso il Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara. Non si sente. Alzo la voce. Buongiorno a tutti, sono Michela Grossi, sono docente e bibliotecario presso il Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara, dove insegno strumenti e metodi della ricerca bibliografica musicale e sono responsabile della biblioteca del Conservatorio. E nella mia esperienza più che ventennale nelle biblioteche dei conservatori, ho assistito al cambiamento di prospettiva della biblioteconomia, per cui siamo passati dalla centralità del libro e delle collezioni e della biblioteca con l'attenzione al patrimonio e la dimensione fisica del libro, alla centralità dell'utente e del servizio di reference, un cambiamento che cronologicamente è coinciso con lo sviluppo di nuove tecnologie, nuovi modelli e nuovi standard. Per questo già durante la tesi di specializzazione in beni musicali presso l'Università di Bologna mi sono occupata della sperimentazione dell'indicizzazione semantica della musica notata e con il nuovo soggettario, lo strumento che voi tutti sicuramente conoscete, elaborato dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e utilizzato dalle biblioteche italiane a partire dal 2007. Ora, mentre oltralpe la discussione sull'indicizzazione della musica notata ha una lunga tradizione testimoniata da progetti internazionali come il Music Thesaurus Project, il Thesaurus e il Library Subject Headings, in Italia l'indicizzazione della musica notata non è mai stata intrapresa. Quindi questa relazione vuole offrire degli spunti di riflessione in questa direzione e partendo dall'esigenza di ricerca degli utenti di una biblioteca musicale, ma anche utenti generici e quindi, facendo riferimento proprio al titolo, la performance intesa non solo come esecuzione ma anche proprio come fruizione della musica. Quindi vorrei proprio cominciare da questa frase, una frase che riflette il lavoro che noi bibliotecari musicali dobbiamo fare quotidianamente, perché appunto noi bibliotecari musicali tutti i giorni abbiamo a che fare con utenti, musicisti e con risorse bibliografiche di varie tipologie, prevalentemente cartacee, come potete vedere appunto manoscritti, musica stampa, anche trattati e libretti, che però nelle mani appunto dei nostri musicisti si trasformano in eventi sonori. E in questa relazione, ovviamente nelle nostre biblioteche ci sono anche risorse audio, risorse video e anche materiale iconografico. In questa relazione mi occuperò delle possibilità di ricerca offerte dall'indicizzazione semantica della musica notata, manoscritta e a stampa. Prima di tutto bisogna fare una precisazione, anzi due in realtà. La prima riguarda cosa significa, diciamo, cos'è il contenuto della musica notata. La seconda cosa significa indicizzare appunto il contenuto della musica notata. Intanto per quanto riguarda la definizione del contenuto della musica notata, diciamo che il mondo musicologico e anche recentemente il mondo biblioteconomico si è occupato appunto di questa problematica e diciamo che la riflessione sui processi di significazione del linguaggio musicale è oggetto specifico di una disciplina, la semiotica musicale, nata col nome di semiologia nel 1971. In linea generale possiamo dire che esistono differenze sostanziali tra il linguaggio verbale e il linguaggio musicale. Prima fra tutte l'impossibilità di trovare l'equivalente in musica del rapporto denotativo che nel linguaggio verbale sussiste tra le parole e gli oggetti, le parole e i fenomeni o gli eventi che si designano. E quindi tentare di concettualizzare qualcosa che è di natura
non concettuale, perché la musica è un'arte astratta, è molto difficile. Quindi, secondo me, è importante, anche per rispondere appunto alla seconda domanda, ragionare in una prospettiva biblioteconomica, facendo riferimento, come si diceva appunto all'inizio, ai bisogni informativi dell'utente e partendo proprio dalla definizione dell'indicizzazione semantica di Birger Bjaaland, per cui l'indicizzazione semantica è la valutazione del potenziale informativo di un documento o di una risorsa. Quindi vorrei subito mostrarvi appunto alcuni esempi che dimostrano il potenziale informativo delle risorse di musica notata tramite appunto l'indicizzazione semantica e offrono molteplici spunti di riflessione in questo senso. Ora, partiamo dal presupposto che in una biblioteca musicale gli utenti con le idee chiare cercano musica per un determinato strumento. Quelli con le idee poco chiare o poche idee confuse, come diciamo noi, cercano musica per genere. Cosa vuol dire cercare musica per genere? Recentemente un utente del conservatorio mi ha chiesto che cosa ci fosse, come fare per trovare, quindi non solo localizzare, ma anche proprio ottenere la musica da camera di Arnold Schoenberg. Ora, Schoenberg è un compositore del secolo scorso che ha composto, come vedete, per i due macrogeneri, quindi la musica vocale e la musica strumentale. All'interno di questi poi ha composto, come potete vedere, musica da camera sia strumentale che vocale. E ora, in musica esistono molti generi e allora cerchiamo di capire meglio di cosa parliamo quando parliamo di genere musicale, perché spesso questo termine viene confuso con stile e forma, ma non è la stessa cosa. Diversi musicologi e musicisti si sono occupati del problema della definizione di genere musicale e dare una definizione esatta è molto difficile e pericoloso perché la musica può essere vista sotto diversi punti di vista, la musica come suono, come esperienza soggettiva, come categoria della percezione, come musicoterapia e così via. E in questa sede basti sapere che il genere musicale è una categoria convenzionale che identifica e classifica le composizioni in base a criteri di affinità definiti da regole socialmente accettate, che sono regole formali e tecniche, quindi le forme, appunto, le tecniche di esecuzione e di strumentazione. Di qui appunto la confusione tra genere, stile e forma come sinonimi. In realtà, sebbene ogni genere abbia una forma e uno stile tipici, questi non sono sufficienti a delimitarlo. Ora, indicizzare e classificare la musica per genere è appunto sempre stato necessario per i musicisti. Senza voler tracciare una storia della bibliografia musicale, basti sapere appunto che già nel 1800 questo editore Hofmeister aveva pubblicato appunto una bibliografia mensile in cui pubblicava tutte le edizioni musicali pubblicate appunto sul territorio tedesco, ma non solo, dividendole appunto per generi, vedete appunto instrumental music. Questa eredità poi è stata raccolta recentemente dalla IAML, l'International Association of Music Libraries, che nel 1989 ha creato questo Hofmeister 19th, che è un database ricercabile con immagini digitali del catalogo della musica stampa appena mostrato e che, come vedete, appunto presenta una divisione rudimentale in generi appunto musicali. Ora, se poi per performance, per tornare appunto all'inizio, al titolo, intendiamo non solo l'esecuzione appunto della musica, ma proprio la fruizione da parte degli ascoltatori, allora i generi si moltiplicano. Oggi, grazie a YouTube e Spotify, il mondo può conoscere la musica che si ascolta in India, in Cina, l'hip hop pakistano, rock marocchino, perché appunto ogni nazione ha il proprio stile musicale, ha le proprie regole formali e tecniche, i propri strumenti, quindi crea il proprio genere. Un tizio di nome Glenn MacDonald ha classificato con appunto l'intelligenza artificiale di Spotify, che è Honest, chiamata appunto Machine Listening, tutti i generi musicali esistenti, quindi sono 1387, e ne ha fornito una rappresentazione grafica in questa piattaforma everynoise.com,
che è una piattaforma in cui è possibile poi fare una ricerca, come vedete appunto per musica classica, e avere appunto degli ascolti. All'interno di questa piattaforma è possibile, all'interno della musica classica, vedete, selezionare appunto Chamber Ensemble, quindi la nostra musica da camera, con alcuni esempi e di ascolto. Si tratta di uno strumento molto utile, soprattutto per chi deve appunto indicizzare, classificare appunto le risorse di musica audio, anche se non è sufficientemente diciamo utile in alcuni casi come questo. Bene, può bastare. Questo, questo è un genere, a mio avviso, inclassificabile, ecco, inindicizzabile, esattamente. E, quindi torniamo alla domanda iniziale. Cosa possiamo fare noi bibliotecari musicali per rispondere al nostro utente? E riguarda appunto alla musica da camera di Arnold Schoenberg. Solitamente il bibliotecario musicale inizia da questi, diciamo, dai capisaldi della ricerca bibliografica musicale, che sono le R, che sono appunto questi repertori di cooperazione internazionale avviati dopo la conferenza di Parigi nel 1952, e in questo caso però non ci aiutano molto, perché Schoenberg è un compositore del 1900 e questi repertori inizialmente si erano fissati come limite cronologico il 1800, e solo recentemente questo, diciamo, limite è stato esteso, però è utile perché appunto, come vedete, nel repertorio internazionale del Source Musicale è possibile fare una ricerca anche qui appunto per genere musicale, e se cerchiamo Arnold Schoenberg e Chamber Music, vedete appunto a sinistra, è possibile poi selezionare le tipologie, quindi la musica strumentale e la musica vocale. Non ci sono delle digitalizzazioni perché, come ho detto appunto, è un repertorio che solo recentemente è esteso al 1900, ma come vedete appunto invece per Beethoven, per esempio, è possibile poi ottenere anche la musica. Bene, ora andiamo a verificare come si comportano gli OPAC delle biblioteche internazionali con la collega Roberta Schiavone, che lungamente ha lavorato in biblioteche di area anglosassone, e poi daremo un'occhiata quindi all'OPAC italiano del Servizio Bibliotecario Nazionale. Cosa possiamo fare sul nostro OPAC? La domanda che ci poniamo è: primo, l'utente può trovare velocemente quello che cerca oppure no? E inoltre, nel caso in cui trovasse quello che sta cercando, riuscirebbe a ottenere fisicamente la musica? Cedo la parola alla collega Schiavone. Grazie Michela. Allora, inizierei col vedere cosa fa la Library of Congress. Per praticità ho svolto le mie ricerche sul sito della British Library, con cui ho maggior familiarità. Nell'OPAC della British Library la maschera di ricerca avanzata non permette di impostare in prima battuta filtri specifici per la musica, come invece fa SBN, se soggetto alla possibilità di scegliere scores come tipo documento. Per cercare di soddisfare le richieste dell'utente che si è rivolto alla collega, ipotizzando di non sapere nulla della produzione cameristica di Schoenberg, imposterei quindi la ricerca per tipo documento, autore, e utilizzando come parola chiave la stringa Chamber Music. Si ottengono così 18 risultati. Di questi, 10 sono per noi ininfluenti, in quanto la stringa ricercata compare nel titolo della serie o l'autore compare come punto di accesso secondario. Quindi un totale di 8 risultati. Sicuramente pochi rispetto a quello che ci si sarebbe potuto aspettare, vista la produzione di Schoenberg. Premetto che in tutti questi casi si tratta di record creati secondo AACR2 e quindi antecedenti alle implementazioni di cui parleremo a breve. Vediamo che accanto ai risultati, al centro dello schermo, compare la possibilità di filtrare secondo ulteriori criteri. Espandendo l'etichetta subject, per esempio, sulla sinistra, appare l'elenco di tutte le stringhe di soggetto che compaiono all'interno delle registrazioni bibliografiche che abbiamo ottenuto, tutte stringhe linkabili ed espandibili poi all'intero OPAC. Come si vede, solo in due casi risulta Chamber Music come stringa di soggetto. Vediamo qualche esempio.
In questi primi due casi la stringa Chamber Music è stata scelta come titolo preferito, preferred title, per comporre il titolo uniforme nel campo Mark 240, vedete l'ho evidenziato in rosso, mentre le stringhe di soggetto, come si vede dalla nota di contenuto nel campo Mark 505, si tratta in entrambi i casi di volumi miscellanei, sono costituiti dalla combinazione forma musicale e organico, secondo quanto previsto dalla Library of Congress, come vedremo subito. In questa seconda coppia di registrazioni bibliografiche, la stringa Chamber Music è usata sia come titolo preferito, quindi di nuovo nel campo 240, sia come soggetto nei campi Mark 600 e 650. Quindi, riassumendo, su 8 risultati, solo in 2 casi Chamber Music viene utilizzato come punto di accesso soggetto. Vediamo un po' di capire perché. Ricercando Chamber Music come voce di soggetto nel Thesaurus LCSH, Library of Congress Subject Headings, otteniamo 2 risultati. Guardando la stringa evidenziata dalla freccia, guardiamo la stringa evidenziata dalla freccia relativa all'intestazione di soggetto. Analizzando la scope note, cioè l'ambito applicativo, vediamo che la stringa viene utilizzata come soggetto per le raccolte di musica da camera per varie combinazioni da 2 a 9 strumenti solisti o voci con accompagnamento strumentale. Le raccolte per la stessa combinazione di esecutori solisti e singole opere sono invece inserite in stringhe che specificano il mezzo di esecuzione, come ad esempio string quartets, come abbiamo visto prima. Se torniamo un attimo alla slide precedente, vediamo che la stessa stringa è utilizzata anche come genre form term, cioè termini di genere e forma, quello che parlava la collega, per indicare classi, forma, genere e caratteristiche fisiche del materiale descritto, il cosiddetto LCGFT, un progetto risalente alla metà degli anni 90, ma che ha preso avvio solamente nel 2007 e largamente in uso per il materiale musicale, almeno in area anglosassone, dal 2015, per cercare di supplire alle criticità di LCSH, Library of Congress Subject Headings, tradizionalmente legato al contenuto dell'opera, anche se in realtà, come abbiamo visto, questo non succede sempre per la musica. LCGFT, Genre Informed Term, prevede un thesaurus di vocaboli controllati, attribuibili secondo una struttura gerarchica, come possiamo vedere a destra, registrati nel campo Mark 655. È possibile utilizzare la stringa Chamber Music, o uno dei suoi termini più ristretti, per opere musicali per 2 o più esecutori, il cui mezzo è descritto in termini di singoli strumenti e voci, e o di ensemble non specificato, come ad esempio insieme di strumenti ad arco. Quindi, dal 2015 in poi, la Library of Congress Genere e Forma è stato implementato e compare nelle nuove registrazioni bibliografiche, ormai redatti dal 2014 secondo RDA, accanto alla stringa di soggetto, codificata come abbiamo visto nel Mark 650, e al cosiddetto LCMPT, Library of Congress Medium of Performance Thesaurus for Music, un progetto di indicizzazione dei termini relativi ai mezzi di esecuzione, codificato nel campo Mark 382, ma ahimè al momento non ricercabile tramite OPAC. In realtà le cose ultimamente si stanno muovendo abbastanza velocemente, per cui si sta già abbandonando l'uso di LCGFT, genere forma term, in favore di FAST, un sistema semplificato derivato dalla Library of Congress Subject Headings, ma ripensato come un vocabolario a faccette post-coordinato, che ha incamerato comunque i termini relativi a genere forma, quello che interessa a noi, ed è implementato sempre nel campo Mark 655. La stringa Chamber Music come genere forma, se avete fatto caso, compariva già in una delle slide iniziali, accanto ai 18 risultati ottenuti. Anche in questo caso la stringa è linkabile ed espandibile all'interno del catalogo. Se la cliccassimo, otterremo 5.350 registrazioni bibliografiche relative a musica stampa, questi almeno i dati fino a una settimana fa, che hanno utilizzato la stringa genere forma Chamber Music all'interno di tutto il catalogo. Faccio vedere velocemente 2 registrazioni bibliografiche prese dall'OPAC della Library of Congress, gli unici risultati, sempre relativi a Schoenberg, ricavati da una ricerca svolta con gli stessi parametri di quella eseguita sull'OPAC della British Library. In questo caso abbiamo 2 record RDA,
quindi successivi al 2014, che presentano tutti e tre gli elementi descritti, quindi stringa di soggetto, genere e forma, nel 655, e mezzi di esecuzione. Se avessimo seguito come prima il link relativo a LCGFT, genere e forma, avremmo ottenuto oltre 9.000 registrazioni bibliografiche e 3.000 con FAST, giusto per far capire quanto la comunità dei bibliotecari musicali tenga largamente in considerazione questa nuova possibilità di ricerca che LCGFT o FAST e LCMPT offrono. Resta il problema della ricerca su registrazioni bibliografiche anteriori all'implementazione di LCGFT, genere e forma, e LCMPT, mezzo di esecuzione. È in corso di studio l'esplorazione di tecniche automatizzate per assegnare retrospettivamente i termini genere e forma utilizzando i termini presi dalla Library of Congress Subject Headings nei record bibliografici esistenti per le risorse musicali. Nelle tre slide successive, scorro velocemente, partendo dagli esempi iniziali della collega, ho riportato i campi MARC che abbiamo visto come apparirebbero in una registrazione bibliografica compilata secondo RDA, registrazione bibliografica che non ho trovato. Non mi soffermerei su quello che fanno la BNF e la Biblioteca di Stato di Berlino, in quanto un attento esame ha dimostrato che in entrambi i casi la direzione intrapresa è la stessa della Library of Congress, con la progressiva implementazione e uso di genere e forma e mezzo di esecuzione. E passerei quindi la parola di nuovo alla collega. Bene, ora vediamo cosa possiamo fare nel Servizio Bibliotecario Nazionale. Nel Servizio Bibliotecario Nazionale noi musicisti possiamo filtrare per tipo di risorsa musica stampa, musica manoscritta e anche altro. Non solo, esistono anche dei dati specifici per la musica, quindi la presentazione, la forma e l'organico. Quindi diciamo che l'utente con le idee chiare può trovare quello che sta cercando, perché sta cercando appunto per titolo, oppure per un determinato organico, oppure per una determinata forma. Un po' meno quello appunto che invece cerca musica per genere, anzi, affatto. Perché, come vedete appunto, se faccio una ricerca di musica da camera in tutti i campi, trovo 4.622 documenti, di cui 420 di musica stampa, ma me li trova perché c'è musica stampa in descrizione, nelle righe. La stessa cosa se faccio il titolo dell'opera, musica da camera, vedete appunto 92 documenti, 31 di musica a stampa, e questo è perché le regole di catalogazione musicale lo prevedono in certi casi. E se poi faccio una ricerca per musica da camera come soggetto, ne trova solo 8. Non va meglio in alfabetica, perché appunto se faccio una ricerca in protagonisti di Arnold Schoenberg, che seleziona appunto la musica, mi trova solo un documento di musica a stampa. Quindi attualmente noi bibliotecari musicali, per rispondere alla domanda dell'utente che cerca per genere, dobbiamo prima consultare una voce di enciclopedia o una voce wiki, come abbiamo visto prima, per verificare appunto l'elenco delle composizioni di Arnold Schoenberg. Questo passaggio, se sono bibliotecario genio, lo posso saltare perché conosco tutte le composizioni di tutti i compositori, ma è molto improbabile. E poi andare a cercare una ad una le composizioni nell'Opex SBN o per titolo o per forma o per organico. Si tratta ovviamente di una ricerca molto onerosa in termini di tempo. Ho provato a riprodurre una ricerca parziale. Questi sono alcuni titoli della musica strumentale da camera. Vedete appunto la prima composizione è uno sestetto, Verlagnacht, che ha tre titoli dell'opera musicale, perché sono tre versioni, una del 1899 e le altre due del 1900, 1917 e 1943. La stessa cosa ho fatto per la musica vocale da camera. Ecco, ovviamente mentre noi bibliotecari musicali facciamo tutte queste ricerche nei repertori bibliografici musicali dedicati, negli OPAC internazionali, nell'OPAC SBN, l'utente che abbiamo davanti ha già scaricato la musica da questa piattaforma che è appunto una biblioteca musicale appunto digitale, da cui è possibile scaricare musica di pubblico dominio, nota come Petrucci Music Library. Come dire,
game over per i bibliotecari. Come vedete, anche in queste piattaforme è possibile fare una ricerca per genere, e all'interno del genere appunto strumentale è possibile fare una ricerca per work types, quindi forme, instrumentation, quindi l'organico, linguaggio, periodo, stile. All'interno appunto della musica strumentale è possibile selezionare la musica da camera, ed è possibile poi anche fare una ricerca ovviamente incrociata per Arnold Schoenberg con i filtri per tipologia e strumento, e si ottiene appunto questo risultato, come vedete appunto la musica da camera per divisa appunto per organico, perché in genere appunto a questa piattaforma si rivolge il musicista. Ora, cosa possiamo fare noi bibliotecari musicali? Cosa potremmo fare noi bibliotecari musicali per migliorare la ricerca e rispondere in modo veloce ed esaustivo al nostro utente, per evitare appunto la fuga di questo utente verso altre piattaforme? Esisterebbe una tabella di genere musicale gestita a livello dei vari poli, ma non viene praticamente utilizzata, e questo è un peccato, perché si potrebbe sfruttare la specificità dei poli. Per esempio, non so, il polo RAV, che è il polo appunto della Romagna, potrebbe avere nella tabella del genere il ballo liscio, che invece altri poli non hanno. Però ecco, diciamo che mancando la tabella di genere si potrebbe pensare ad un approccio semantico, quindi sfruttare il potenziale informativo dell'OPEC-SBN. L'approccio semantico in questo momento è l'unico che ci offre la possibilità di avviare una ricerca per genere. Ammettendo infatti che in ambito musicale l'opera si esprima attraverso il concetto di genere come categoria a cui appartengono tutte le composizioni, potremmo creare una stringa di soggetto afferente al genere musicale da collegare al titolo dell'opera musicale e non alla manifestazione, come in questo momento si sta facendo appunto per le risorse appunto di musica non notata, evidentemente per la letteratura musicologica, e come già appunto prospettato nel modello LRM, in cui la categoria è una tipologia a cui l'opera appartiene ed è possibile categorizzare l'opera per forma e genere, come vedete appunto la musica soul, eccetera eccetera. Come mostrato in questa slide, legando al soggetto il titolo dell'opera e i titoli dell'opera alle manifestazioni, questo avrebbe la funzione di raggruppamento indicale non solo rispetto alle edizioni, ma anche rispetto ai soggetti stessi. Ora, nella fattispecie, per creare la stringa di soggetto per la musica da camera di Schoenberg dovremmo cercare nel thesaurus del nuovo soggettario. Come vedete, esiste la faccetta forme, musica da camera BT, musica vocale da camera NT, la musica strumentale da camera dovrebbe essere evidentemente un rinvio, e queste potrebbero essere appunto le stringhe di soggetto. Quindi la musica da camera del secolo XIX, vedete, legata al titolo dell'opera musicale della versione del 1899, a cui sono collegate tutte le manifestazioni. Musica da camera del secolo XX, collegata alle altre due versioni del 1900 e alle altre composizioni. Stessa cosa potremmo fare poi per la musica vocale da camera, e potremmo utilizzare anche un'altra stringa, che è musica dodecafonica, perché appunto questo compositore ha scritto in questo particolare stile musicale. Questa è una simulazione, un fotomontaggio homemade di come potrebbe essere formulare ricerca nell'OPEC-SBN. Quindi selezionando l'autore e soggetto musica da camera e anche un determinato organico, questo potrebbe essere appunto il risultato. Come vedete appunto è possibile filtrare per tipologia di risorsa, musica stampa e anche per autore a questo punto, e per forma musicale. Se selezioniamo appunto la composizione Verlagnacht, vedete il soggetto musica da camera del secolo XIX. Sarebbe interessante, e qui esistono un po' le desiderata, è auspicabile integrare nell'OPEC-SBN i termini del thesaurus per dare la possibilità all'utente di navigare nell'albero gerarchico dei singoli termini per esplorare i materiali collegati, allargando, restringendo la ricerca attraverso termini più generici, più specifici o anche termini correlati. A tal proposito vorrei mostrarvi le potenzialità di ricerca offerte dalla navigazione nell'albero gerarchico se la strutturazione del termine è esaustiva e completa. Questo è un termine che ho strutturato io durante la tesi di specializzazione, il termine sinfonie, e vedete appunto questo era l'albero di partenza, il modello ad ancora di cui ci si è serviti, e che evidentemente è imploso a mano che si aggiungevano appunto le varie relazioni.
perché appunto questo diciamo termine ha assunto diversi significati nelle varie epoche. Ovviamente questa struttura tassonomica è stata trasferita convertita nel formato del Thesaurus, dove vedete è possibile appunto navigare all'interno dei termini. Ora, bene, questo diciamo integrando il Thesaurus dell'OPAC nell'OPAC SVN, potremo quindi offrire all'utente molte chiavi di ricerca che lo guideranno appunto su soggetti affine o semanticamente collegati. Questo sviluppo delle potenzialità di SVN in relazione alla semantica con, da una parte, l'implementazione di stringhe di soggetto relative ai generi musicali, dall'altra la possibilità di navigare tra i termini del Thesaurus, garantirebbe la possibilità di rispondere in modo esaustivo e veloce alla prima domanda dell'utente, cioè cosa c'è, diciamo, della musica da camera di Arno Schoenberg. Per rispondere alla seconda domanda, cioè come faccio a ottenere la musica, allora si potrebbero sfruttare le connessioni logiche che collegano le opere con le entità soggetto correlate, di cui parla appunto LRM, utilizzare le stringhe di soggetto come volano per consentire la trasformazione dell'OPAC SVN in library linked data. Come vedete, appunto, SVN ha già attivato link a risorse digitali interne, come teche digitali o anche, diciamo, repertori, come vedete, il Corago, e sarebbe auspicabile però che SVN proseguisse il processo di interoperabilità e apertura al mondo bibliografico, col collegamento anche a risorse documentali esterne, come repertori, basi dati, sullo stile un po' di MLOL, la biblioteca digitale, che è anche un aggregatore di risorse, vedete gli MSLP, la biblioteca che abbiamo visto prima, la Petrucci Library, è diciamo una biblioteca che appartiene appunto a MLOR, per offrire appunto all'utente la possibilità di scaricare gratuitamente quello che sta cercando, ma anche per approfondire e completare la ricerca. Si potrebbero collegare quindi alle stringhe di soggetto e quindi al titolo uniformi collegate alle stringhe di soggetto appunto delle biblioteche digitali come Internet Archive o di Digital Library, ma anche progetti particolari della musica Mutualistica Project o anche appunto degli archivi di orchestre o dei repertori dedicati a singoli appunto diciamo periodi storici, per esempio la musica diciamo antica o la musica medievale o ancora la musica rinascimentale, la barocca, la musica del XVII secolo, la musica contemporanea e così via, progetti wiki o anche progetti su specifici repertori o su specifici organici. E si potrebbero collegare delle risorse discografiche con risorse anche di diciamo ascolti diciamo storici e anche degli streaming e anche risorse dedicate ai singoli compositori, quindi website, qui ho messo appunto Beethoven, c'è veramente una valanga di risorse e si tratterà poi chiaramente di selezionare quelle più diciamo pertinenti diciamo che sarebbe bello alla fine poter diciamo fare una ricerca un po' sullo stile di Internet Archive, per cui se parto dall'aria sento ne so che sia, vedete, è possibile reperire magari ecco il libretto, la partitura, lo spartito e perché no magari anche delle registrazioni sonore. E con questo auspicio concludo, ringrazio anche a nome della collega Schiavone il comitato scientifico per l'invito e l'accoglienza, ringrazio tutti gli intervenuti per l'attenzione e auguro a tutti un buon lavoro.